Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere ed oggi continuiamo il nostro gameplay walkthrough esattamente da dove ci eravamo lasciati nello scorso video. Ora che ho deciso come raffigurare la storia antica di Tassing, dovrei decidere come dipingere la storia di Kersau, ci dice la nostra Magdalene. La lettera di Madre Illuminata menzionava un tale Mathieu Faucigny Saulx, che era stato monaco a Kersau, lo ricordiamo molto bene, Mathieu. Diceva che conosceva molto bene la storia dell'abbazia. Dovrei scrivergli e chiedergli cosa ricorda. Ah, e devo anche rispondere alla lettera di Esther. Dovrei scrivere subito a entrambi, prima di andare a letto. Ah, prima di cominciare a scrivere, dovrei leggere quel vecchio libro che mi ha dato Brigitta. Forse scoprirò qualcosa di utile per il murale. Ok, dobbiamo prima leggere. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video con tutti coloro che potrebbero essere interessati in un videogioco di questo tipo. Allora, per leggere il libro, cosa potrei fare? Magari da qui? Non penso dal diario, nemmeno dalle mappe, né dalla gente, forse dal glossario? Non credo, sinceramente. Non credo proprio. Tra l'altro, a me gli asterischi, non so se anche a voi gli asterischi danno fastidissimo. Devo toglierli tutti ogni volta che posso. Però non lo farò ora in video perché rischia di diventare una cosa semplicemente troppo lunga. Facciamolo solo per il glossario, però, per favore. No, non so voi, ma a me gli asterischi nei videogiochi è una di quelle cose che danno un fastidio da avere. Voglio toglierli tutti. Tra l'altro, queste sono tutte cose molto interessanti da leggere, volendo, eh. Ci starebbe poi leggercene. In realtà sarebbero da leggere quando vi compaiono. Questo sarebbe l'ideale, non tanto leggerle tutte alla fine. Comunque, a questo punto, sì, dovrei leggere il libro, ma non so dove andare. Forse sopra? Perché non compare nessun prompt. Forse qui sopra posso leggere il libro. Vediamo, eh. No, qui c'è nostro padre, Klaus, possiamo parlargli. Magdalene. Ehi, papà, come ti senti? Vuoi che ti porti qualcosa? No, no, sto bene. Continua pure. Va bene, passerò più tardi a vedere come stai. Ok, non possiamo in realtà dire nulla. Quindi a questo punto scendiamo. Do un'ultima occhiata di qui per vedere se c'è magari un prompt che mi è sfuggito. No, zero. E allora a questo punto scriviamo la lettera. O meglio, le lettere a Mathieu e ad Esther. Bene, da dove comincio? Ah, qua ti fa scegliere. Giusto, il vecchio libro. Era del barone prima che Martin lo rubasse. Quando i Romani, avendo conquistato la città, costruirono le mura intorno ad essa, vi fondarono molti templi. È una lettura più difficile di quanto pensassi. E il libro è pure mal ridotto, essendo rimasto nella casa di un contadino per così tanto tempo. Vediamo. Oh, ecco un capitolo su vari monumenti eretti in città. Spero sia più facile da leggere. Erigo simulacrum in agre, ut Mars, nostrum operem conspiciat. Erigo una visione? In un campo affinché Marte possa osservare il nostro lavoro. Sedit Diana, locus scaturiginosus ipsa. Diana sedette in un luogo trasudando acqua. Cosa significa? Oremus ut defendat oppidum. Preghiamo affinché lui o lei riesca a difendere la città. Non ha nessun senso. Forse potrei farmi aiutare da qualcuno che conosce meglio il latino. Il libro è enorme, però sarebbe un lavoro impegnativo. Potrei chiedere aiuto a Suor Gertrude o a Baltas. Anche a Werner. Conosce il latino molto meglio di chiunque altro in città. Werner è il dottore. O a Padre Thomas, volendo, anche se papà mi ha avvertito di non disturbarlo con i libri secolari. È poco probabile che possano aiutarmi, ma vale la pena chiedere. Prima però dovrei finire di scrivere le mie lettere, infatti. Madre Illuminata mi ha detto che Mathieu conosceva parte della storia antica dell'abbazia. Ora è l'arcidiacono di Sion. Dovrei scrivergli prima che arrivi la neve. Scriverò anche a Esther. Ok. Scriva, scriva.
Venerabilissimo Matteo Focini Sox, Arcidiacono di Sion. Mi chiamo Magdalene Drucarin e sono la figlia dello stampatore della città Tassing Rathaus. Io e mio padre stiamo realizzando un affresco per la Rathaus di Tassing. Vorremmo raffigurare la storia della città e dell'abbazia. Madre Illuminata mi ha detto che voi siete forse la persona ideale a cui chiedere lumi sulla storia antica di Kersau. Ho sentito che siete stato il sacrestano di Kersau e che conoscete in modo approfondito la storia antica dell'abbazia. Diciamo questo. So che siete un uomo impegnato, ma vi saremmo molto grati per qualsiasi informazione foste in grado di fornirci. In caso conosceste altri luoghi dove poter apprendere ulteriori dettagli sulla storia dell'abbazia, ve ne saremmo grati. Ringrazio per l'aiuto e l'attenzione che ci avete dedicato. Grazie del vostro aiuto. Magdalene. Ok, non abbiamo menzionato la rivolta. Ora scriviamo a Esther. Esther, ti prego di perdonarmi per non aver scritto prima. Sono successe così tante cose dall'ultima volta che ti ho scritto. Addirittura, mentre la mia ultima lettera ti raggiungeva, papà è stato aggredito nel laboratorio nel cuore della notte. E è sopravvissuto, grazie a Dio, ma le sue ferite sono terribili. Mi preoccupa. Ha vertigini tanto forti che non riesce ad alzarsi dal letto. Alcuni giorni gli si annebbia la vista e la memoria gli viene meno. Il dottor Stolz ha detto che non si riprenderà, che è solo questione di tempo prima che soccomba. Non voglio crederci, ma è difficile obiettare, viste le condizioni di papà. Non ho idea di chi potrebbe aver voluto aggredire mio padre, né perché. Ho anche trovato un biglietto, diceva solo devi fermarti. Non proveniva dalla nostra bottega, perché mai prima d'ora avevo visto una calligrafia tanto elaborata. Nessuno Tassing vanta una tale abilità nella calligrafia, per quanto ne so. E comunque non ho il tempo di pensarci. Sono troppo occupata a gestire il laboratorio da sola mentre mi prendo cura di papà. E in più il consiglio cittadino voleva annullare completamente il murale. Convincerli a farmelo dipingere al posto suo è stato un inferno. Si sono impuntati sul fatto che, a loro dire, io sia troppo giovane, non abbastanza esperta e non abbastanza forte per lavorare sull'impalcatura. Conosci la mentalità locale? Suppongo che non avrei dovuto aspettarmi nulla di meglio da loro. Non vedo l'ora di andarmene da questo posto, continuiamo a spingere in quella direzione. Forse è l'arrivo dell'inverno, ma Tassing sembra sempre più soffocante. Ne ho abbastanza del fatto che tutti mi chiedano del murale e dubitino della mia abilità. Lavorare sul murale è stata una gradita distrazione sia dai bastian contrari che dalle faccende domestiche. E anche dalle preoccupazioni per papà. C'è anche Oz che passa con il pretesto di aiutarmi a preparare le vernici. È dolce e sono lieta della sua compagnia, mi allevia le giornate. Vorrei che la smettesse, non è discreto e il suo corteggiamento mi infastidisce. Vorrei completare il murale entro Natale, ammesso di farcela. Voglio finirlo in tempo per farlo vedere a papà. Significherebbe tantissimo per lui. Se il dottor Stolz ha ragione, non so quanto tempo mi rimane. Spero che stiate meglio di noi qui. Con tutto il mio affetto, Magda. Ok, abbiamo scritto le nostre due lettere. È passata. Sono passate le altre ore ed ora tocca andare a dormire. Si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'. Vai, dormiamo. Chissà se succederà qualcos'altro durante la notte. Sta passando tantissimo tempo. Signorina Drucarin, altre lettere per voi? Statemi bene. Grazie a voi, buon viaggio.
La prima lettera è del reverendo Matteo. Oh, ci ha risposto. Intanto scusatemi, controllo che sta registrando perché ho un dubbio. Ok, sì. Signorina Drucker, non ho mai conosciuto la vostra famiglia durante i miei anni a Kersau. Tuttavia, ricordo che vostro padre fu uno dei cittadini che impedirono ai contadini di bruciarci vivi. Ma com'è invecchiato, tra l'altro, Matteo con i capelli bianchi? Non sono molto propenso ad aiutare i cittadini di Tassing nei loro sforzi per catalogare le origini dell'abbazia che loro stessi hanno distrutto. Detto questo, è passato molto tempo. Nell'interesse dei posteri e della carità cristiana, vi dirò ciò che ricordo. Qualche tempo dopo la partenza dei Romani, i cristiani si stabilirono nella regione e costruirono l'abbazia di Kersau sulle rovine di una fortezza. L'abbazia fu fondata da una nobildonna della famiglia Kersau, che ne fu la mecenate, nonché la sua prima abadessa. Circa 2 secoli fa, la gestione di Kersau passò a un abate. A un abate, scusatemi. Non ne conosco il motivo, ma lo stesso accadde in molti altri doppi monasteri intorno al medesimo periodo. Potrebbero averlo fatto per il timore di venire chiusi, dato che i doppi monasteri erano mal visti dal Papa. Purtroppo la mia conoscenza non si spinge oltre. I vostri vicini hanno dato in pasto alle fiamme ogni altro documento riguardante l'abbazia. Sicarsit historia Chiersis. E così bruciò la storia di Kersau. Detto questo, ho sentito che le monache Clarisse hanno formato un nuovo capitolo nell'abbazia. Posso solo sperare che il loro amore per la povertà apostolica non le abbia spinte a impoverire il santuario di San Maurizio. Supponendo che non abbiamo dato alle fiamme, o meglio che non abbiano dato alle fiamme il materiale dei precedenti occupanti di Kersau, potreste trovare qualcosa lì. Spero che questo sia stato di qualche aiuto a tutti. Possa Dio assistervi e proteggervi. Venerabilissimo Matteo Sox Socinie, Arcidiacono di Sion. Ha fatto carriera il signor Matteo, eh? Un'altra risposta da Esther. Oh Magdalene, mi dispiace terribilmente per tuo padre. I miei genitori vi sono molto vicini in questo momento difficile. Se possiamo aiutarti inviandoti qualcosa da Praga, non hai che da dirlo. So che siamo troppo lontani per poterci raggiungere facilmente, ma faremo tutto ciò che Hashem ci permetterà di fare. Me ne occuperò personalmente. Chi è Hashem? C'è modo di... Ecco così. Hashem. In lingua ebraica significa il nome, ed è un appellativo usato per riferirsi indirettamente a Dio in conversazioni o scritti informali. Ah, ok. Me ne occuperò personalmente. Papà dice di non ricordare nessuno che possa voler fare del male a tuo padre. Eppure, la notte in cui sono nata ricorda un grande conflitto in città. Forse la rappresentazione della notte della rivolta ha risvegliato vecchi rancori? Gli è venuto in mente solo questo. Preghiamo per te e tuo padre ogni giorno nelle nostre offerte. A suo tempo, Hashem provvederà a raddrizzare i torti. La sua giustizia ricadrà sul colpevole, speriamo. Già solo sentire che il consiglio cittadino ti ha permesso di continuare il murale mi infonde coraggio. Qui le gilde tutelerebbero il tuo diritto a completare un incarico, specialmente una volta siglato un contratto. Sono convinta che Praga ti piacerà molto più di Tassing. In verità non vedo l'ora che tu venga a trovarmi. Ma sono contenta che tu abbia trovato un po' di gioia nel tuo lavoro sul murale nel frattempo. Qui stiamo tutti bene. Elisha ha intagliato una nuova serie di matrici e papà ha accettato un nuovo contratto con l'università. Ho ritrovato Simund. La sua famiglia non si è trasferita lontano dopo tutto. Ha intenzione di lavorare come dottore in città una volta scaduto l'ordine di espulsione. I suoi genitori si incontrano con mamma e papà abbastanza spesso ormai. Quindi spero di inviare buone notizie nella mia prossima lettera. Con l'aiuto di Hashem. Informaci sulle condizioni di tuo padre nella tua prossima lettera. Stammi bene. Esther. Per ora queste sono tutte le lettere che ho. Adesso è meglio che torni a casa per controllare come sta papà. Ok. Oggi Werner sarebbe dovuto venire a visitare papà. Dove sarà? Forse più tardi dovrò andare a cercarlo. Ah, buongiorno Magdalene. Buongiorno papà. Ti senti meglio?
Stamattina non hai la febbre? Un pochino meglio, una cosa alla volta. Vuoi qualcosa da mangiare prima che io vada? Oggi lavorerò tutto il giorno alla sezione successiva dell'affresco. Non ho molta fame adesso, starò bene. La lettera dell'arcidiacono, già, giusto. Cosa hai saputo da lui? Mi è parso rattristato da quanto accaduto durante la rivolta e riluttante a parlare. Mi ha raccontato che l'abbazia fu fondata da una nobildonna dopo che i romani se ne erano andati. Tutto il resto è bruciato nell'incendio. Che disdetta. So che i fratelli compilavano dei registri meticolosi sul monastero e tutto è andato perso in una sola notte. L'arcidiacono ha suggerito che le clarisse potrebbero aver conservato alcuni registri nel convento. Lì dovrei riuscire a raccogliere maggiori informazioni sulla storia cristiana di Tassing. Un ottimo punto di partenza, Magdalene. Suor Gertrude non esce quasi mai dal convento, ma credo valga la pena di farle qualche domanda. Forse anche padre Thomas sa qualcosa, dovrei parlarne. Se ricordo bene, la moglie del mugnaio ha una lunga storia di famiglia a Tassing, Else. Potrebbe sapere qualcosa sulla storia locale che gli altri hanno dimenticato. Esse? Pensavo si fosse trasferita qui quando si è sposata. Non ha parenti in città. Non più. Età, malattie e matrimoni si sono presi il resto della sua famiglia. Ma in passato c'erano molti Cavies in questa valle. Perché non vai a parlare con lei? Lo farò, grazie papà. Forse è rimasto qualcosa tra le rovine dell'abbazia? Dovrei senz'altro andare a vedere. Magdalene, fai attenzione. Quelle rovine sono pericolose. Non mi addentrerò molto, papà. Darò solo un'occhiata. Va bene. Indossa una sciarpa, però. Inizia a fare freddo là fuori. Lo sento nelle mie vecchie ossa. Non preoccuparti, papà. Ci vediamo stasera, va bene? Va bene. Buona fortuna. Ok, quindi dobbiamo andare a parlare con Else, padre Thomas. Scrive Esther, no, fatto, scrive Esther, basta. Padre Thomas, Gertrude e cercare nelle rovine dell'abbazia. Possiamo parlare però anche con Clara. Magdalena, cara. Ciao Clara, grazie ancora per aver accettato di aiutarmi con le faccende domestiche. Mi hai liberato tantissimo tempo prezioso che posso dedicare al murale. Oh, non è un problema. Hai già il tuo bel da fare. E so che a papà piace avere compagnia mentre io lavoro. Ah sì, dorme quasi tutto il giorno, ma è di buon umore ogni volta che mi vede. Voi due sapete come tenere una casa ordinata. Beh, a parte il laboratorio, ma non posso biasimarvi per questo. Ho preferito lasciare a te il compito di sistemarlo, non volevo danneggiare l'attrezzatura. Grazie davvero, Clara, sei una vera benedizione per noi due. Oh, sei così cara, Magdalene. Che Dio ti benedica. Ok, quindi il laboratorio devo sistemarlo? No. Oh, forse sì. Metterò in ordine più tardi, il murale è la priorità. Ok. A questo punto vediamo se c'è anche qualcun altro qui in casa. No. Allora possiamo uscire. Possiamo uscire e andare da Els. Andiamo prima da lei. Padre Thomas, dov'è? Boh. Salve Paul. Salve Andreas. Allora sarà dentro casa? Eccola qua, Els. Magdalene, cara, cosa ti porta su per la collina? Volevo farti alcune domande sulla tua famiglia, per il murale. I Müller? Temo di conoscere molto poco la famiglia di Lennart. E molto di questo l'ho sentito da altri. A Lennart non importava parlare del passato. Intendevo la tua famiglia, quella in cui sei nata. Il tuo cognome era Caviezel, vero? Ah. Non c'è un'anima in città che chieda della mia famiglia da anni. Cominciavo a pensare che i vicini ci avessero dimenticato. Posso chiederti come sei venuta a conoscenza del mio cognome? Me ne ha parlato papà. Ha detto che sei l'ultima della tua famiglia. Non mi sorprende che tuo padre ricordi Caviezel. Si era invaghito di mia sorella prima di conoscere tua madre.
Sono l'ultima rimasta, ormai. Gabriese non sembra un cognome del posto. Perché no? Io sono bavarese, è il mio cognome, quindi è un nome bavarese. Nessun altro in città ha un cognome simile. Non dovrebbe essere Kavieselin? Mi hanno sempre chiamata Kaviesel, come le mie sorelle e mia madre, e sua madre prima di lei. Mio nonno mi ha raccontato che i Kaviesel vivono in questa zona da centinaia di anni. Forse anche mille, anche se sembra impossibile immaginare un'epoca così lontana. I Kaviesel erano pagani? Sì, facevano parte del popolo bavarese originario. Erano qui già prima dei romani. Mio nonno disse che suo nonno gli aveva raccontato che i Kaviesel rifondarono la città dopo che i romani se ne andarono. Costruirono loro la nuova casa proprio nel luogo in cui avevano vissuto fino all'arrivo dei romani. Ma è soltanto una storia, come fai a sapere se è vera? L'ho sentita dalla mia famiglia, pensi che mi mentirebbero? Penso che potrebbero ricordare male o dimenticare o... sì, mentire. Perché una storia deve per forza essere vera? Non importa quanto sia vera o meno, Magda. Importa solo che io ci creda e che quella storia mi colleghi ai miei antenati. Ma pensare che i Kaviesel del passato siano stati cacciati dalla loro terra per poi ritrovarla diventando cristiani, me li fa sembrare più vicini. Mi capisci? Credo di sì, è come quando mio padre mi racconta di come corteggiava mia madre. Non ricordo il suo volto, ma quando mi parla del suo sorriso mi sembra quasi di ricordarlo. Sì, non importa se non lo ricordi davvero. Quando canto le canzoni preferite di mia sorella Ulrike, non sempre ricordo tutte le parole, ma va bene lo stesso. Così come potrei non sapere esattamente come i Kaviesel abbiano rifondato Tassing. Ciò che conta è che mi sento vicina sia a lei che a loro. Anche se ora sono così lontani da me. A questo servono le storie, Magda. Vai pure, hai un murale da completare. Grazie, Els, mi ha dato molto su cui riflettere, in realtà non proprio. Che Dio ti benedica, cara Magdalene. Ok, possiamo parlare anche con Anna, sì. Ciao Anna, come va? Oh, mi tengo occupata, c'è sempre un grande affare in giro per casa. Come procede il murale? Paul mi ha detto che stia facendo progressi notevoli. Oh, dovrò ringraziarlo, è un grande elogio da parte di un membro del consiglio. Ah, a dirla tutta, adora seguire i tuoi progressi. Prima o poi dovrò portare Andreas e Ulrike per mostrare loro i tuoi progressi. Oddio, li va a far vedere i sacrifici umani? Naturalmente non ti intralceremo. Sono certa che sarebbero felici di imparare come si fa. Siete assolutamente benvenuti, ma no, ma state attenti a dove mettete i piedi. L'intonaco? C'è l'intonaco dappertutto. Ho appena preparato una nuova miscela per mantenere il muro umido. È difficile mantenere la giusta consistenza quando fa molto freddo. Oh, immagino, ho avuto un problema simile quando ho aiutato mia madre al forno. Stendere l'impasto in inverno era un bel grattacapo. Abbiamo dovuto buttare via un sacco di infornate che non lievitavano. La tua disciplina è ammirevole, Magdalene. Sai, era una vera peste alla tua età. Me la svignavo di continuo dal lavoro con i miei genitori. Ma sei così diligente, Anna. Non ti ci vedo proprio a combinare guai. Quindi, non era Jorg, il piantagrane? Oh no, Jorg è sempre stato più diligente di me. Era una ladra e una canaglia. E infatti era lei quella che aveva rubato il cappello, vi ricordate? Poi l'ha dato a Ulrike, guarda, era lì col cappello di Andreas. Iniziai rubando delle torte dal tavolo di mia madre, ancora calde dal forno. Poi passai ad argenteria, tazze e ninnoli che trovavo in giro per la città. Pensa che il cappellino di Ulrike una volta apparteneva ad Andreas Mahler, l'amico di tuo padre? Glielo sfilai dalla testa, infatti l'ho ricordato. Ovviamente rubare va contro i comandamenti del Signore. Perciò mio padre mi costringeva a restituire tutto ciò che non avevo già mangiato e mi trascinava in chiesa a pregare. Padre Thomas si abituò a vedermi più spesso e non solo alla domenica mattina. A cosa fu dovuto questo cambiamento? Abbandonai gradualmente le mie cattive abitudini. Credo che iniziai a capire perché i miei genitori avevano una tale devozione verso il Signore. Rubare era la mia forma di ribellione. Ma quando iniziarono i problemi in città, mi resi conto che i miei furti non facevano bene a nessuno. E come se non bastasse, vidi che fine fece Martin Bauer. Decisi che avrei onorato mio padre e mia madre, come Dio comanda.
Mi aiuta ad avere pazienza con Andreas e Ulrike nei momenti difficili, e anche con il resto della città. Penso che Ulrike ne sarebbe fiero. Grazie Magdalene, significa più di quanto immagini. Beh, non ti trattengo oltre, sono certa che hai un sacco di lavoro da fare per il murale. A presto, Anna. Ok. Possiamo parlare anche con Ulrike? No. A questo punto credo che possiamo uscire da qui, non c'è nessuno qui, vero? Esattamente. Continuiamo la nostra ricerca per il murale. Possiamo parlare con Polo magari ora? No. Né con Andreas. Andiamo ai pascoli. Cosa ci fanno loro qui? Non posso parlare. Posso parlare con Carl. Ma è ancora così bello qui, Marta. Ancora un attimo. D'accordo, fai pure con calma. Oh, ciao Magdalene. Papà, guarda chi c'è. Buongiorno, signorina Drucarin. Ciao Marta, ciao Carl, come state oggi? Stiamo facendo la nostra solita passeggiata in città. Novembre non è ancora diventato troppo freddo. Il dottor Stolz dice che papà deve continuare a usare la gamba o il dolore peggiorerà. E sto invecchiando. Non così vecchio da startene seduto a casa a raccontare storie. Hai all'incirca la stessa età di mio padre, vero? Klaus è sempre stato troppo testardo per invecchiare. Mi dispiace per ciò che gli è accaduto. Come se tu, invece, non fossi testardo. Non posso ribattere. Peter sopravvive per pura testardaggine, infatti, il vecchio Peter. Dato che l'alternativa è Werner, sono contento di avere qualcosa. Non sa nemmeno pulirsi il culo da solo. Va bene. Papà. Che c'è? Anton sarebbe stato un dottore migliore di lui. Ah, Anton, il mio povero ragazzo. Va tutto bene, papà. Mi dispiace, Carla. Non è colpa tua, Magdalene. Eri solo una bambina, allora. È colpa mia se è morto. Non è vero, papà. Sai che non è così. Non sarebbe dovuto essere come quella notte. Non avrebbe dovuto. Sono stato uno sciocco. Cos'è successo? So di essere stata lì, ma ricordo solamente le fiamme. Fu un incendio devastante, inghiottì l'intera abbazia. Ero ferito, sanguinavo. Anton cercò di trascinarmi lontano dal combattimento. Poi quell'anzichenecco senza Dio si interpose fra noi. Spero che brucia all'inferno. Non riesco nemmeno a immaginare come deve essere stato. Io penso a mia madre ogni giorno, anche dopo tutto questo tempo. Nulla può colmare una perdita del genere. Prego di rivederlo dopo la mia morte. Papà, non ti fa bene rimangare questi ricordi. Lo so, concedi a questo vecchio di abbandonarsi alle sue debolezze. Quanti anni avevi durante la rivolta, Marta? Circa 7, non capivo cosa stesse succedendo. Qualcuno portò a casa papà nel cuore della notte, era buio, ricordo molta confusione. Fuori c'era gente che urlava. La mamma e alcuni degli uomini che avevano portato papà all'interno cercarono di medicare la ferita, ma non voleva smettere di sanguinare. Continuava a gridare: "Dov'è Anton? Dov'è Anton?" C'era del sangue sul pavimento. Piangevi così tanto che alla fine hai vomitato. Non riuscivamo a farti smettere. Non riuscivo a capire dove fosse andato Anton. Papà cercò di spiegarmelo, ma... Marta, tesoro, basta. Mi dispiace tanto. Come hai fatto a superare una simile tragedia? Non sono sicuro di esserci riuscito. Alcune notti penso di essere ancora lì, con l'abbazia ancora in fiamme. La mia Helena spirò poco tempo dopo. Rimasi da solo a badare a Marta. Che il Signore la benedica e la tenga accanto a sé. Come tiene accanto a sé tua madre, Magdalene? Dovevo resistere per Marta, e nonostante tutto mia figlia è diventata una donna meravigliosa. Immagino che sia tutto merito di Elena. Papà, se sono una brava persona, è solo grazie a te. Grazie per avermi raccontato di quella notte, Carla. Grazie, Marta. Il tempo non guarisce, Magdalene, ma allevia il dolore. È ora di riprendere la passeggiata, papà. Sì, cara. Mi sento molto più in forze ora. Statemi bene voi due. Ok, abbiamo quindi avuto anche un importante racconto di come è morto Anton. Che effettivamente non potevamo saperlo.
Ora andiamo a parlare appunto a Suor Gertrude. Dovrei parlare con Suor Gertrude, dato che erano sola Benedettina a Kersau prima dell'arrivo delle Clarisse. Potrebbe raccontarmi tutto sulla storia del convento per l'affresco? Assolutamente sì. Andiamo a dare un'occhiata. Qui dentro non c'è nulla, vero? Niente. Salve, Suor Gertrude. Dio vi benedica, Magdalene. Salve, sorella, ho un favore da chiedervi. Certo, Magdalene, vi aiuterò come posso. Ho un libro, La Historia Tassie, ma non sono in grado di leggerlo agevolmente. Potreste aiutarmi a tradurlo? Temo che il mio latino non sia sufficiente per tradurre un testo simile. Le strutture grammaticali sono troppo complesse. Mi dispiace, Magdalene. Non vi preoccupate, sorella, dovrò trovare un altro modo. Avrei un'altra cosa da chiedervi, se non vi dispiace. Si tratta dell'affresco della Rathaus. Oh, avete bisogno di altra pittura? Dovrei avere abbastanza galle conservate. No, grazie, sorella. Ho scorte più che sufficienti di pittura. In realtà, volevo chiedervi della storia di Kersau. Vorrei includere la fondazione dell'abbazia e la storia dei santi di Tassing nell'affresco della Rathaus. Ho scritto al reverendo Matteo, poiché aveva vissuto nell'abbazia, ma vorrei vedere personalmente il posto. Ah, e così fratello Matteo è diventato reverendo, eh? Mi è sempre sembrato adatto a tale ruolo. Suppongo che non sia per questo che vi siete spinta su per la collina. Siete curiosa di conoscere la storia dei santi, vero? Sì, speravo che poteste mostrarmi il convento e raccontarmi la sua storia. Le Clarisse non consentono ai visitatori di accedere al convento. Nemmeno alle donne. Madre Francisca non gradirebbe che qualcuno giungesse in visita per una motivazione così mondana. Beh, quella vecchia befana, no? Beh, questo complica le cose. Lasciatemi finire, Magdalene Drucarin. Tuttavia, Madre Francisca accoglie sempre coloro che stanno pensando di unirsi all'ordine. Se una giovane stesse sinceramente considerando di unirsi al convento, potrebbe essere permesso di entrare e osservare le suore. Chissà cos'altro potrebbe scoprire mentre contempla la vita spirituale. Il vostro velo mi ha sempre affascinato, sorella. Ha un non so che di elegante. Visitare il convento richiederà del tempo. Siete pronta per incontrare subito Madre Francisca? No, aspetta. Molto bene. Ok, aspetta un attimo. Andiamo a vedere le rovine. Ero curioso anche di vedere le rovine dell'abbazia. Padre Thomas lo lasciamo stare. Si può entrare qui da qualche parte? No. Magari si può entrare dalla casa dell'abate? Vediamo, eh. No, nemmeno. A questo punto allora sì, accettiamo l'invito di Suor Gertrude e facciamoci il pomeriggio lì da lei. O la mattina, forse mattina. Facciamoci la mattinata da lei. Vai. Sì, siamo pronti. Madre Francisca, vorrei presentarvi Magdalene Drucarin. La figlia dello stampatore, sì. Che Dio vi benedica, Magdalene. Padre Thomas ci ha parlato delle condizioni di vostro padre e preghiamo ogni giorno per la sua guarigione. Oh, vi ringrazio, badessa. Tale è il nostro dovere, servire il Signore e la comunità che provvede per noi. Che succede? Suor Gertrude, conoscete le nostre sacre regole. Perché conducete in mia presenza la giovane signorina Drucarin? Perdonatemi, madre. Magdalene è alla ricerca di un posto nel mondo e sta prendendo in considerazione la vita spirituale. Come no? Pensavo che osservare le sorelle avrebbe potuto aiutarla nella sua ricerca spirituale. Si è sentita incoraggiata dall'idea? Giusto, sì. Ah, e così avete deciso di prendere in considerazione la mia offerta? Se Dio vi sta chiamando al convento, sono più che disposto ad aiutarvi ad adempiere alla causa divina. Cosa ha causato questo cambiamento? Perché siete interessata a diventare una Clarissa? Beh, diventando una suora non dovrò sposarmi. Molto meglio che trascorrere il resto della mia vita a partorire figli. No, lei.
Temo che aiutare mio padre, gestire la bottega da sola e completare l'affresco sia troppo per me, diciamole che è questo che è quello che vuole sentirsi dire. Magdalena, non dovreste abdicare ai vostri doveri terreni per paura dell'ignoto. Tuttavia convengo che lavorare in una tipografia e dipingere non sono attività adatte a una donna. Grazie a Dio vi siete rivolta a noi per chiedere aiuto. Non c'è da meravigliarsi che vi siate sentita oberata da tutti i vostri doveri. Prego, venite. Sarò lieta di raccontarvi di più sul nostro ordine. Ok, vediamo un po' come si svolge questa sezione. Il nostro piccolo convento, un tempo, era parte del grande doppio monastero di Kersau, come suor Gertrude vi avrà di certo spiegato. Tuttavia, le Clarisse vivono in modo molto diverso rispetto ai benedettini che un tempo risiedevano qui. Crediamo non tocchi a noi produrre e viviamo esclusivamente delle elargizioni volontarie della comunità di Tassing. Allo stesso modo, nessuna suora qui possiede alcuna proprietà personale. Condividiamo questo convento come un dono della Chiesa. Crediamo che il Signore ci abbia chiamate a una vita di povertà e devozione. È una vita che vi affascina, Magdalene? Non ne sono ancora del tutto certa. Mi piacerebbe esplorare e guardarmi intorno, farmi un'idea del posto. Magdalene, penso che non abbiate capito. Noi ci isoliamo volontariamente dal mondo. Non lascerò che una laica distragga le suore dai loro doveri o disturbi la nostra regola. Tuttavia, permetterò a Suor Susanna di mostrarvi i nostri doveri. Prendetevi tutto il tempo necessario. Quando avrete finito, venite a cercarmi, così discuteremo della vostra decisione di prendere i voti. Finalmente, pensavo avrebbe continuato all'infinito. Cosa? In realtà, non sono qui per farmi suora. Sto cercando riferimenti per un murale che sto dipingendo alla Rathaus. Ah, ma glielo dici così? Bene, darò un'occhiata in giro. Da dove cominciamo? Ora che il sermone è finito, posso proseguire con la mia missione? Venite con me? No. Bene, darò un'occhiata in giro. Da dove cominciamo? Il convento si compone di diverse parti: la cucina, il loquarium, la sala capitolare, il cortile e il vecchio laboratorio, anche se nessuno usa più quel vecchio casotto. Scegliete voi da dove cominciare. Ok. Iniziamo. Questo è il vecchio chiostro? Oppure può un altro convento? Salve Margarete. È lì ad accarezzare Mossfanger. Andiamo in cucina. Questa è la cucina. Non c'è nulla di particolarmente interessante qui. Suor Marie e Suor Isabeau sbrigano la maggior parte delle faccende di cucina, ma tutte diamo una mano quando serve. Ok. Diamo un'occhiata. Possiamo parlare con loro? Sì. Con Isabeau. Come vanno le cose in cucina? Vanno come il Signore vuole che vadano. Le mie vecchie dita di tanto in tanto non funzionano bene, ma per me è un onore preparare la cena per le altre sorelle. È un gesto nobile. Siete sicura di non aver bisogno di aiuto, sorella? No. L'Onnipotente mi ha fatto un dono. Come Dio diede a Paolo una spina nel fianco, allo stesso modo mi dona i dolori dell'età per rafforzare la mia fede. Cose simili sono una benedizione rispetto ai dolori che Cristo ha sopportato alla croce. Sì, perché, come ben sapete anche voi, per i cristiani il dolore avvicina a Dio. Non credo che il Signore voglia che soffriamo, sorella. Ma Cristo non si è sacrificato perché noi non dovessimo soffrire inutilmente? E tutte queste risposte qua non sono adatte a parlare con una suora. Mi mettiamo la prima. No, figliola, non è questo che Dio vuole. La morte di Cristo ci ha aperto la strada verso una vita eterna senza dolore. Ma finché le nostre anime saranno legate a questo mondo, la sofferenza esisterà. Ho scelto di trovare significato e devozione al Signore attraverso i miei patimenti. Grazie per aver condiviso il vostro punto di vista con me, sorella. Non c'è assolutamente di che. Non c'è assolutamente di che, figliola, che è un po' strano da dire in italiano. Che Dio vi benedica. Ok, parliamo anche con Marie. Dovete consegnare qualcosa? No, sorella, sto approfondendo la storia del convento in modo da poter completare un affresco in città. Ah, capisco. Questa cucina viene utilizzata da decenni, da prima ancora che io nascessi, a dire il vero. Ma cosa c'entra con quello che ho appena detto? Scusatemi. Mi piace molto cucinare e per le sorelle che cucinare per le sorelle che ci procurano le materie prime, ma non riesco proprio a macellare gli animali.
Suor Isabeau si è gentilmente assunta tale incarico in mia vece, infatti è lì che sta pulendo quello che sembra un pesce. Dobbiamo sostentarci, ma penso che macellare gli animali sia sbagliato secondo la regola di San Francesco. Causare sofferenza a qualsiasi creatura vivente è un atto inutile e malvagio, anche se Dio ha concesso ad Adamo ed Eva il dominio sugli animali. La cucina sembra piuttosto semplice. C'è qualcosa qui che risale ai tempi della fondazione del convento? Ma solo la struttura stessa, temo. Le pentole vanno sostituite nel corso degli anni. Tuttavia, certe notti, un fantasma mi appare accanto al fuoco della cucina. Uno spirito perduto, intrappolato fra paradiso e inferno. Suor Marie, non ricominciate. Non con Magdalene, per favore. Un'illusione ottica. Il chiaro di luna sarà rimasto intrappolato nel fumo del fuoco e voi avete pensato di aver assistito a un'apparizione. Non potrebbe essersi trattato del fantasma di una delle suore che vivevano qui all'epoca della fondazione del convento? Magari Suor Santa Tassia, ta o Tassia? Se così fosse, non mi ha mai detto una parola, anche se mi sono prostrata in preghiera davanti a lei. Lo spirito, comunque fo chiunque fosse, è emerso dal suolo durante il mattutino. L'alba e il tramonto sono le ore in cui i confini tra questo mondo e il mondo spirituale sono più labili. Saremo anche le ultime arrivate qui. Ma questo convento è molto antico. Forse secoli prima esistevano qualche struttura romana sotto queste fondamenta. Lo spirito potrebbe star cercando la presenza di Dio, ora che riposa su terra consacrata. Uno spirito, a Kersau? Ma perché dovrebbe venire al convento? Uno spirito romano potrebbe essere un'ottima aggiunta all'affresco. Non so se il consiglio approverebbe, chi se frega il consiglio. Penso che davvero che debba essere stato qualcos'altro, sorella. No, dai, incoraggiamo la storia del fantasma. Mi spezza il cuore pensare che questo spirito stesse gridando in cerca di aiuto, intrappolato fuori dal paradiso. Perché non proseguiamo, Magdalene? È meglio non far agitare troppo Suor Marie. Certamente, che Dio vi benedica, sorella. Ok. Abbiamo quindi completato la cucina. Possiamo uscire, ritornare nel chiostro. Con Margarete non possiamo parlare. Possiamo andare nel cortile. Brrr, oggi fa più freddo. Penso che nel cortile non troverete granché di utile. Tutto è stato inghiottito dalla vegetazione da molto tempo. Tutto quello che so di questo posto è che le mura sono state erette quando il convento è stato aggiunto al monastero. Oh, che Dio vi benedica, Suor Benedicta. Suor Suzanne, che Dio vi benedica. Questo ghiaccio è duro. Ci conosciamo, Suor Benedicta? Penso di avervi vista in città un paio di volte. Sì, penso l'abbiate vista. Suor Benedicta è la più giovane delle nostre consorelle. Madre Francisca permette a una sola suora di mantenere i contatti con la cittadinanza. Benedicta ha ricevuto questo privilegio. Quest'onere, vorrete dire? Devo correre dappertutto, raccogliere tutto il cibo e sbrigare tutte le faccende. Preferirei starmene al chiuso e al calduccio. Comunque, che cosa fate qua su in convento? Curiosando. Ah, non vi trattengo oltre allora. Buona avventura. A dire il vero, Suor Benedicta, volevo farvi qualche domanda. Mi piace essere una suora? Ma chi se ne frega? Oh sì, non mi dispiace affatto. È molto più tranquillo rispetto a casa mia e non devo più condividere il letto con i miei fratelli e sorelle. Mi piace aiutare le sorelle più anziane e non mi pesa sbrigare le faccende pratiche. Tranne quando fa così freddo. Un'altra domanda. Per caso avete visto figure misteriose o fantasmi ultimamente? Fantasmi? No, è stato tutto normale di recente. Non ho notato nulla di strano. Vi riferite al fantasma di Suor Marie? Secondo me è quello Maurizio. Oh no. Quindi c'è un fantasma nell'abbazia? Beh, io personalmente non ho visto nulla, ma se c'è un fantasma, mi piace pensare che sia Maurizio. Non ditelo a Madre Francisca, ma ho trovato un vecchio libro di leggende cristiane nascosto nel laboratorio. Diceva che un comandante romano di nome Maurizio conquistò Tassing, ma la colonizzazione fallì. La città era quasi disabitata fino a quando i rifugiati cristiani non l'hanno scoperta, nascosta nella valle. È stato un miracolo. Rifugiati cristiani? Mi chiedo se questa sia una versione diversa dalla leggenda di San Maurizio che salva Tassing. Sì, infatti. Ah, forse. Non ricordo se il libro citasse qualche santo.
Il latino era difficile da leggere. Ad ogni modo, quando Suor Marie ha detto di aver visto un fantasma, ho pensato che dovesse essere Maurizio che cercava di scacciarci. Un fantasma romano non sarà contento che la sua torre sia stata trasformata in un'abbazia, vi pare? Direi proprio di no, oppure meglio, che fine ha fatto questo libro? Ah, beh, l'avevo con me in cucina un giorno e poi... Beh, ci ho accidentalmente appoggiato sopra l'attrezzatoio, brava. Guardala con aria scioccata e terrorizzata. Sor Benedicta. Ho provato a recuperarlo, ma ormai è illeggibile. Sono spiacente, Magdalene. Se non altro è stato di qualche utilità, prima di andare perso per sempre. Inoltre, quella storia mi fornisce delle idee per il murale della Rathaus. Vi ringrazio per di avermi detto del libro, sorella. Non lo dirò a Madre Francisca. Dio vi benedica. Ok. Ok, bene, bene, bene. Possiamo entrare nel laboratorio artistico del convento. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Il laboratorio è ricoperto di polvere. Sì, questo era il laboratorio delle suore benedettine. Erano solite realizzare distintive opere d'arte per i pellegrini che venivano a vedere la mano di San Maurizio. Sembra che abbiano abbandonato ogni cosa qui dopo l'incendio. Tutto giace inutilizzato da molti anni. La pittura non fornisce sostentamento e le Clarisse non producono beni destinati alla vendita, quindi non abbiamo alcun motivo per stare qui. Ma l'arte ci consente di trovare la bellezza nella vita. Persino Cristo disse che il Padre rivestì di bellezza i gigli del campo. Sono d'accordo, ma non è questa la regola delle Clarisse. Madre Francisca considera l'arte una tentazione all'edonismo. Non ci permette di entrare qui, se non per usare questi locali come deposito. Sono entrata in un paio di occasioni e ho notato che alcuni pennelli sono scomparsi, e anche dei barattoli di pittura. Pensate che una delle sorelle stia dipingendo di nascosto? Oh signore, no! In convento viviamo tutte talmente vicine che è impossibile che qualcosa del genere passi inosservato. In ogni caso mi mette tristezza vedere che il laboratorio è lasciato così. Sinceramente, Magdalene, non credo che dovreste entrare in convento, a prescindere o meno che voi siate qui per questo motivo. Gertrude parla di voi e sembra che voi amiate la vostra arte. Senza di essa odiereste questo posto. Per me quello che è entrato a rubare i pennelli e la pittura potrebbe essere colui che scrive i biglietti. Vediamo, il burattinaio. C'è un vecchio frammento di pergamena qui, è diverso dagli altri. Sembra il frammento di un manoscritto. C'è una scritta in latino a margine. Il mitreo di Tassing era andato distrutto in un'alluvione. Mitreo, la stessa parola che ho visto nella sezione romana della miniera. Un attimo, questo potrebbe essere tratto dal libro che Suor Benedicta aveva trovato. Mi chiedo perché dovrebbe citare il mitreo. Non lo so. È una parola che non avevo mai sentito prima. Di sicuro nel convento non c'è nulla con quel nome. Beh, la nota dice che il mitreo è stato distrutto, quindi suppongo che ormai non abbia molta importanza. Questi vecchi distintivi sono bellissimi. Spero che anche i pellegrini che li hanno acquistati li apprezzino. Ok, usciamo dal laboratorio. Qui non si può entrare. Non posso tornare su. Ah, ok, devo direttamente cliccare da qui. Esploriamo, esploriamo. Andiamo nella cappella. Questa è la cappella, dove ci riuniamo tutte per la messa e la liturgia. È la parte più antica del convento, nonché quella con più spifferi. Ben ritrovata, Suor Gertrude. Le suore hanno apportato alcuni piccoli ritocchi nel corso degli anni, ma rappresenta l'abbazia così come era in origine. Oh, ci sono la torre e la biblioteca. E qui il chiostro è ancora in costruzione. Sì, molto tempo prima che la struttura diventasse un monastero, la torre era un Bergfried. Cos'è un Bergfried? Una torre difensiva autonoma, non adatta come abitazione permanente. Ok. Il ducato la donò
all'ordine benedettino dopo l'espansione del Sacro Romano Impero, perché la fortezza era ormai inutilizzata. Queste mura hanno protetto Tassing da attacchi spirituali e fisici per intere generazioni. C'è anche del latino qui. Dio chiamò la signora Sabine a guidare le nostre sorelle e i nostri fratelli nel 1261. Il castello del signore Kiersau fu distrutto da un incendio nell'anno della morte dell'imperatore Federico II. Rimase solo la torre. Ben fatto, Magdalena. Sì, il primo testo riporta la data di fondazione dell'abbazia. Fu proprio la signora Kiersau che suggerì di trasformare il vecchio castello in un doppio monastero. Noi abbiamo aggiunto il secondo poco dopo la rivolta. Madre Illuminata pensò che fosse appropriato. Anche nel caso le suore avessero abbandonato questo luogo, sarebbe sopravvissuta una testimonianza degli eventi passati. Kiersau è unica. Un doppio monastero con due santi, uno maschile e una femminile, che vegliano sulla città e sull'abbazia. Quindi le fondamenta dell'abbazia erano ancora più antiche del Sacro Romano Impero. Molte cose sono state costruite e abbattute su questa terra nel corso delle generazioni. Chissà cos'altro esisteva qui. Ma avete ragione, sorella. Questo affresco sarà un ottimo riferimento per l'Arthouse. Allora, sono contenta di avervi aiutato. Che Dio vi benedica. Perfetto. Non possiamo ovviamente parlare di nuovo con lei. E non c'è nient'altro da fare qui, quindi usciamo. Dai, continuiamo ad esplorare. Andiamo nell'Aquarium, ultimo luogo disponibile all'esplorazione. Ecco l'Aquarium. La maggior parte dei visitatori vi accede, ma non è autorizzata a entrare nell'abbazia. Non ci è permesso nemmeno uscire nel mondo esterno. Come ha detto Madre Francisca, l'isolamento fa parte dei nostri voti. Suor Gertrude una volta mi raccontò che le vecchie suore benedettine talvolta si recavano in città e in qualche occasione parlavano persino con gli uomini. E sono bloccata qui, a fissare queste pareti per il resto della mia vita. Rimpiangete la vostra scelta di diventare suora? Ah, scelta. Io non ho avuto la scelta. Questo tema del non aver scelta ricorre spesso in questo videogioco, eh? Mio padre mi promise alla chiesa non appena nata, a causa di un giuramento fatto durante la difficile gravidanza di mia madre. Così eccomi qua, scaricata alle Clarisse l'estate in cui ho compiuto 17 anni. Mi dispiace tanto, nessuna persona dovrebbe essere costretta a condurre una vita che non desidera. Noi figlie nasciamo per portare l'eredità della nostra famiglia, non importa se tra le gambe o sulle spalle. La mia famiglia è devota alla Chiesa. Sono in convento solo da 2 anni, ma sto facendo del mio meglio. Le preghiere o gli orari non mi dispiacciono e sono sicura della mia devozione al Signore, ma non è questo quello che desideravo. Ma quando mai una donna ha ottenuto ciò che voleva senza essere punita? Non c'è riuscita neanche Eva. Capisco, io ho maggiore libertà di movimento, ma sono comunque vincolata alla prospettiva del matrimonio e delle attività casalinghe. Ah, ricordo i giorni in cui correvo per la città. Mi sarei voluta sposare, volevo diventare madre. A volte invidio Suor Gertrude e persino Suor Margarete. Almeno hanno avuto modo di vedere qualcosa del mondo esterno prima dei 20 anni. Se poteste scegliere una vita diversa, che cosa fareste? Mi sarebbe piaciuto visitare una grande città almeno una volta. Mi sarei accontentata anche solo di essere la moglie di un commerciante. Grazie per avermi ascoltata, Magdalene. In ogni caso, permettetemi di mostrarvi il resto del chiostro. Fate strada. Beh, avete visto tutto il convento. Non c'è granché qui. Cosa pensate? Cosa ne pensate? Sinceramente, mi sembra una vita di sacrifici. Sì, alcuni aspetti della nostra vita qui possono essere frustrante. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ho parlato con qualcuno che vive fuori dal convento. Mi avete ricordato la vita che avevo prima? Ora mi viene il dubbio se rimanere con le sorelle o meno. Penso che dovreste andarvene. Ma perché fallisce, scusatemi? La vostra famiglia vi ha semplicemente scaricata qui. Non dovete nulla alle sorelle. Ho tutto solo cose positive, ma non siamo comunque riusciti a convincerla.
Questo non è vero. Le sorelle si sono prese cura di me, mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Anche se questa vita non è stata una mia scelta, loro mi hanno accolta. Forse col tempo le cose miglioreranno. Forse. Cercherò di fare tutto il possibile per aiutarvi, anche solo sgattaiolando attorno al muro del convento per salutarvi. Davvero? Sarebbe meraviglioso, purché nessuno lo scopra. Ad ogni modo, dovremmo tornare da Madre Franziska, prima che sospetti qualcosa. Ho imparato molto oggi, vi ringrazio per avermi fatto fare il giro del convento. No, grazie a voi, Magdalena. Oggi è stata la giornata più interessante che io ricordi qui all'abbazia. Venite, andiamo da Madre Franziska, vorrà sentire le vostre impressioni sul posto. Adesso dovremmo dire che non vogliamo diventare suora. Il buon Dio vi sta chiamando a una vita insieme a noi come suora? No. Beh, non avevo considerato il mio sacro dovere dare figli a un marito, e non posso rinunciarvi così presto. Penso di preferire i miei libri alle stampe, e comunque devo completare l'affresco. E poi potrei prendere il posto di mio padre. Vai questo. Capisco. Badate che questo affresco non diventi un idolo per voi, Magdalena. Proprio come Eva, la cui volontà era più debole di quella di Adamo, anche voi rischiate di inciampare nel frutto della tentazione. La nostra comunità è piuttosto modesta rispetto allo splendore di una vecchia sede benedettina che operava sotto la guida di un potente abate. Capisco perché meno donne sono attratte dall'ordine in questi tempi. Grazie per avermi ammessa all'interno. Non c'è assolutamente di che, Magdalene. Che Dio vi benedica. Ok, abbiamo quindi completato questa visita del convento. Ah, Max, com'è andata la vostra piccola spedizione? Ho appreso molto visitando l'abbazia, ora mi sono fatta una buona idea di ciò che raffigurerò nell'affresco. Vai. Ma sorella, c'è qualcosa che non capisco. L'abbazia era così prospera. Perché i monaci non la ricostruirono dopo l'incendio? Sarebbe stata un'impresa titanica. La cappella era bellissima. Al mattino la vetrata attirava sempre il mio sguardo. C'era molta rabbia e tristezza a Tassing quella notte. L'abate ebbe l'impressione che i fratelli e le sorelle non fossero più benvenuti a Tassing e se ne andò. In verità, lo scioglimento dell'abbazia era inevitabile. Kersau stava esaurendo i soldi e i mecenati. La rivolta e l'incendio non sono stati altro che un modo particolarmente terribile e doloroso per porre fine al monastero. È scampato qualcosa all'incendio? Alcuni edifici sono intatti, ma tutti sono stati inghiottiti dalla vegetazione. Non ho osato rovistare tra le macerie. Dubito che all'interno trovereste qualcosa di utile per il vostro affresco, a parte legno e pergamene carbonizzati. I gemelli hanno esplorato luoghi pericolosi di ogni genere. Sono certa che l'abbazia non sia poi così terribile. A volte mi fate preoccupare, Magdalene, davvero? Grazie per tutto il vostro aiuto, Sor Gertrude. Non c'è assolutamente di che, Magdalene, che Dio vi benedica. Ok, è passato comunque del tempo. Visitare Clarisse, fatto. Il figlio di Mossfinger, va bene. Torniamo. No, 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 no. No, voglio tornare giù. Beh, è stato. Non saprei. Ho scoperto di più sulla fondazione di Kersau e quell'illustrazione del manoscritto, il Mitreo, era identica a quella della miniera. Fa parte della storia dell'abbazia? Di Tassing? Deve essere documentato da qualche parte. Se solo la biblioteca non fosse andata distrutta nell'incendio con tutto il suo contenuto. Le rovine sono proprio lì. Forse non tutto è andato distrutto. Vediamo. Possiamo entrare nella chiesa ora. Però ragazzi ci entreremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video!